Ok, continuiamo a vedere qualche esercizio sul moto accelerato. Vediamo per esempio. Un velocista, un atleta, scatta dai blocchi di partenza, ditemi se l'abbiamo già fatto, e mantiene un'accelerazione costante pari a 8,1 metri al secondo quadrato, per un tempo pari a 1,2 secondi. Poi completa la gara a velocità costante, quindi con un'accelerazione nulla. Qual è la velocità raggiunta dopo 1,2 secondi? Niente di più facile. Come faccio a trovare questo atleta? Parte dai blocchi di partenza, diciamo che si muove con accelerazione costante per i primi 1,2 secondi. Che velocità raggiunge dopo gli 1,2 secondi e che con quella con la quale poi continua la gara? È sufficiente ricordarsi la definizione di accelerazione, quindi è uguale a velocità finale meno quella iniziale fratto t meno 0. Il cronometro scatta a 0 secondi, quindi 0 è 0 e parte da fermo, la velocità iniziale è nulla, quindi la velocità raggiunta dopo un'accelerazione a dopo t secondi è v e a volte t, quindi 8,1 metri al secondo quadrato per 1,2 secondi. Secondi al quadrato e secondi si semplificano e mi rimane 8,1 per 1,2. Tutto chiaro? Passiamo a questo, altro esercizio. Dice, una persona sta correndo, accelera fino a raggiungere una velocità, quindi la velocità finale, visto come chiamiamola, di 5,56 metri al secondo. E raggiunge questa velocità in un tempo, delta t, pari a 3 secondi. La sua accelerazione media è di 0,64 metri al secondo quadrato. Durante questo periodo, questa velocità finale, ha un'accelerazione media, quindi supposta uniforme, che ha un valore di 0,64 metri al secondo quadrato. Qual è la velocità quando ha cominciato ad accelerare? Quale velocità ha iniziato ad accelerare? Ok? Non è detto che partiva da ferma. Se accelera con questa accelerazione per questo tempo raggiunge questa velocità. Da che velocità è partita? Anche qui utilizziamo la definizione di accelerazione. A è delta V delta T, quindi la variazione di velocità è l'accelerazione per l'intervallo di tempo trascorso, ma delta V è la velocità finale meno quella iniziale. Di conseguenza la velocità da cui è partita è uguale alla velocità raggiunta meno a, da risolvere rispetto a V1. E quindi, sostituendo i numeri, posso cambiare pagina quando siete pronti?
ripeto, velocità di partenza e quella finale, quindi 5,56 metri al secondo, meno l'accelerazione 0,64 metri al secondo quadrato per l'intervallo di tempo 3 secondi. Qui di nuovo secondo il quadrato, secondo vanno via, e ottengo 5,56 metri al secondo meno 3 per 0,64 1,92 metri al secondo, e quindi 5,56 meno 1,92 3,64. Domande? C'è un pilota di un veicolo che serve, dragster lo chiamano, cioè quelli che servono per stabilire record di velocità eccetera, e c'è un pilota di dragster, parte da fermo, quindi di 0 e nei primi 402 metri dalla partenza, quindi x1, cioè da 0 a questo punto che vale 402 metri, mantiene un'accelerazione, chiamiamola A1, pari a 17,0 metri al secondo quadrato. A questo punto, arrivato dopo aver percorso 402 metri, vuole fermarsi e apre il paracadute posteriore, il quale lo decelera con un'accelerazione A2 che vale meno 6,1 metri al secondo quadrato. L'esercizio chiede qual è la velocità quando si trova a una posizione rispetto alla partenza. No, attenzione, scusa, ho letto male. Cioè, qual è la velocità del veicolo dopo 3,5 in 10 alla 2 metri, cioè dopo 350 metri, dal punto in cui si è aperto il paracadute. Quindi questa accelerazione se percorre 402 metri con questa accelerazione, dopo si apre il paracadute, quindi dopo aver percorso i 402 metri si apre il paracadute per frenarlo, e da questa posizione percorre altri 350 metri, vuole sapere qual è la velocità nel punto X2. X2 è uguale a 350 metri più X1. Ci sono 350 metri dal punto in cui si è aperto il paracadute. Poi boh. Non gli piace questo problema. Non fa niente, adesso glielo facciamo piacere. Vediamo di fare un disegno che potrebbe essere utile. Allora, questo è il nostro sistema di coordinate. Questo è il punto di partenza. Oh. Qui c'è X1, qui si apre il paracadute. In questo tratto accelera positivamente. Tra X1
C2, l'accelerazione è negativa, frena. Qui è più 17 metri al secondo, questo è meno 6, non me lo ricordo più, 6,1 metri al secondo quadrato. Vuole sapere qual è la velocità in questo punto, chiamiamola V2. Ok? Intanto rispetto a questi sono 402 metri e questi sono 350, quindi sono 752 metri rispetto al punto di partenza, quindi ci sono 402 più 350 752 metri rispetto a 8. Cosa ci serve? Apriamo un dibattito. Si tratta di moti ad accelerazione uniforme, va bene. Quindi ci servono tutte le regole che abbiamo visto del moto ad accelerazione uniforme. Come le applichiamo? Quindi l'accelerazione cambia, perché è uniforme nel primo tratto, nel secondo, ma globalmente l'accelerazione cambia, passa da 17 a meno 6,1 metri al secondo quadrato. Il gioco di tempo ci serve? No, possiamo farne a meno, possiamo provarlo, possiamo farne a meno. È un dato veloce. Abbiamo la posizione, l'accelerazione e la velocità. Qual è la relazione che lega posizione, accelerazione e velocità? V alla seconda uguale V0. In generale, V quadro è V0 quadro più due volte l'accelerazione per lo spazio percorso. Chiaramente se l'accelerazione è positiva, la velocità finale è più grande di quella iniziale, se è negativa è più piccola. Qui viene coinvolta tutto tranne che il tempo. Questa possiamo applicarla non al moto globalmente, attenzione, da 0 a x2. Perché? Perché non è un uniformemente accelerato. Perché non è un uniformemente accelerato. Dobbiamo applicarle in due fasi diverse. Ok? Possiamo utilizzarla sia da 0 a x1 con un'accelerazione e da x1 a x2 con l'altra accelerazione. D'accordo? Come mi interessa la... A noi interesserebbe applicarla nel secondo tratto, ma ci manca un dato importante per applicarla nel secondo tratto. Perché? Conosciamo A, d'accordo, ce lo dicono loro, conosciamo il delta X, d'accordo, ce lo dicono loro, ma ci manca la velocità iniziale. Se applichiamo questa relazione al tratto tra X1 e X2, abbiamo la velocità 2, cioè la velocità 350 metri dopo che comincia a frenare, al quadrato vale V1 al quadrato più 2 volte A2 per delta X. Questo lo conosciamo, meno 6,1 metri al secondo quadrato, 350 metri, questo non lo conosciamo. Chi ci dice questo? Quanto velocemente viaggiava quando ha cominciato a frenare? Ce lo dice applicare questa stessa legge ma al primo tratto. Questa volta V0 sarà 0 perché parte da fermo. A sarà 17 metri al secondo e il delta X 402 metri. Quindi V1 al quadrato vale 0 più 2 volte A1 per delta X 1 primo tratto. Cioè 2
per 17.0 metri al secondo quadrato per 400 per 2 metri. Se lo teniamo, per 2 per 17 per 402. No, 13.668 c'è un 1 di troppo, scusate. 1,3668 metri a seconda. 2 per 17 per 402. Questo è in metri a seconda la velocità che ha raggiunto quando comincia a frenare. A questo punto possiamo usare questa relazione e trovarci V2. Ah, il quadrato, scusate, questo è V2 quadro, il quadro secondo il quadrato. Non ci conviene prendere la radice perché ci serve il quadrato qui. Possiamo anche farlo, ma ci serve il quadrato, è inutile farlo, perché bisogna elevare la seconda. Quindi, prego. Riutilizzo questa mettendo al posto di V1 13.668 metri quadri al secondo quadrato. La riscrivo, rappresentando il punto 2 dove ha percorso 350 metri verso di cui comincia a frenare, è V1 al quadrato, velocità che aveva quando comincia a frenare, più due volte l'accelerazione negativa nel secondo tratto per lo spostamento del secondo tratto. Quindi 1, 3, 6, 6, 8 metri quadri al secondo quadrato, più due volte, meno 6.1 metri secondo quadrato per 350 metri. Teniamo. In totale 9.398 e quindi V2 è la radice di questo. Fa 96.94 circa 350 km orari quando comincia a frenare. Cioè, quando ha percorso, ripeto, i 250 metri, viaggiava a quella velocità. Ok? Domande? Fatto? Posso cambiare pagina? Sì, sì. Fatto esercizio. Sempre un velocista. Qui la gara dei 50 metri piani, quindi lo spostamento totale delta X è 50 metri. Si trova sempre sul libro? Sì, numero 35. Pagina 52. Il velocista accelera da fermo, quindi
0, l'accelerazione vale 3.8 metri al secondo quadrato. Accelera inizialmente con questa accelerazione, poi raggiunge una certa velocità e mantiene quella fino alla fine della gara. Il tempo totale per impiegare la gara, cioè per arrivare al traguardo, quindi per percorrere 50 metri, è di 7.88 secondi. Qual è la distanza percorsa in fase di accelerazione? La chiamiamo... Questo è delta x totale, chiamiamo delta x in fase di accelerazione. Mentre accelerava, quanta parte del percorso totale ha coperto? È chiaro la domanda? Se facessimo un grafico, velocità, tempo, avremo che inizialmente accelera, poi raggiunge la velocità massima e viaggia con velocità costante. Non sappiamo né la durata di questo tratto né quanto spazio percorso. Ci chiedono quanto velocemente, quanto parte dei 50 metri percorso in quel tratto. Sappiamo solo che il tempo totale è di 7.88 0. Okay. Suggerimenti, proposte. Anche qui abbiamo un moto di due, composto di due moti diversi. Ma l'accelerazione? Prego? L'accelerazione è la pendenza di questo tratto. Ok, quindi questo qua accelera, poi la pendenza è nulla perché va viaggia di moto uniforme. Ma non sai dove avviene questo passaggio. Però sai quanto tempo ci è impiegato in totale a percorrere i 50 metri. Posso trovare il tempo della pendenza? Prego. Nel senso il tempo in cui accelerare. Ma non sai la velocità finale. E risolvibile. No, no, c'è modo. Il percorso totale è troppo tempo per accelerazione. Per quale ragione? Perché il percorso viene diviso nel tempo e poi la parte. Ma non può, qui, siccome il moto è di due tipi diversi, non posso applicare niente che si riferisca all'intero moto, perché il moto è misto. Non è né un moto uniforme né un moto uniformemente accelerato globalmente. Quindi devo dividere le due. Devo dividere in due fasi diverse. Ma non sappiamo chiamiamo... quanto dura in ogni fase. Certo, chiamiamo questo TTA, cioè tempo durante il quale accelera. E anche quello è un'incognita. Così come lo spostamento durante la. L'accelerazione è in point ed è questa la vera domanda. Allora, nel primo tratto, da 0 a TA, o se preferite da 0 a XA, che poi se parte da 0, allora delta XA sarà XA meno 0, il tratto in cui accelera meno la coordinata iniziale, che è comunque nulla. Quel delta possiamo anche toglierlo. Siccome parte da fermo, allora la relazione che ci dice lo spostamento in funzione del tempo, se volete, è posizione finale raggiunta durante l'accelerazione, che è uguale a posizione iniziale 0, velocità iniziale 0, rimane un mezzo dell'accelerazione per il tempo durante il quale accelera al quadrato. Ok? Dopodiché
in questo tempo raggiunge una velocità di tonale. Bicona, velocità raggiunta dopo la fase di accelerazione, che vale l'accelerazione per bicona, tempo durante il quale accelera. E questa la mantiene nel resto della gara. Questa è la velocità raggiunta dopo la fase di accelerazione. Quindi il restante percorso, quello che gli manca per completare l'intero percorso, cioè i 50 metri, viaggia a questa velocità. Okay? Quindi percorre una distanza pari a x totale, quindi 50 metri, meno la distanza percorsa durante l'accelerazione, cioè l'ultimo tratto, lo percorre a velocità costante. Quale? Questa, per il tempo che gli rimane per completare la gara, e questo lo sappiamo, che è il tempo finale meno il tempo durante il quale accelerava. La parte finale del percorso la percorre a velocità costante e copre la restante parte del percorso a velocità costante, che è VA. Ok, questo lo conosco, questo non lo conosco, non conosco questo, però conosco questo, e questo lo posso ricavare da qui. Vediamo se possiamo invece trovare qualcosa di più semplice se utilizziamo la relazione velocità, accelerazione e posizione, senza coinvolgere il tempo. Però è più difficile perché il dato ci dà anche il tempo, quindi il tempo sarà utile utilizzarlo. Allora, quali sono le incognite? L'incognita nostra è questa, no? Questa. Se ho capito bene. Sì, la distanza percorsa nella fase di accelerazione.